ricarico. Dici che infatti per quelli che guardano in differita la partita. Dici che partita ora. In differita siamo sul 2-0 per la soffitta, una partita non entusiasmante finora. Solo da notare tre palloni persi nel giro di 3 minuti ad opera dei tiri sballati della soffitta. Attenzione, Giacomo si appoggia per... Attenzione, parata! Ha provato la maledetta, ma non è riuscita. Attenzione, padellata, arriva Petrani! No, il 14 prende palla e cerca apertura per il 4 che di prima era un passaggio che diventa un tiro. Non impensierisce più il portiere. Aurel Petrani per Proietto indietreggia, vede il movimento napoletano, fa scivolare il pallone, irraggiungibile, diventa fallo laterale. Occupati, ha rimesso laterale, ancora occupati con il suo sinistro, la scodella per il 9, bellissima la palla, ancora il 9 la butta giù, poi tenta un tiro passaggio, niente da fare. Attenzione, Proietto per... Attenzione, il tiro al volo di Pretani, bellissima l'intenzione. Poco la non mira. Viene premiato. Occupati ancora per il portiere. Rilancio, il 9 lascia sfilare, il 9, bellissima palla per il 4 e trafigge per la terza volta il GS Masiano Trans. Soffitta 3, GS Masiano 3, 0, scusate. Bellissima l'azione. A quanto pare il Masiano non è riuscito, cioè sicuramente la sconfitta anche la scorsa volta deve averli demoralizzati e non sono riusciti a riorganizzarsi. C'è da tener conto comunque che la soffitta è una squadra comunque collaudata, che giocano da molto tempo insieme. La partita vinta dalla soffitta? 7-6. No. E però dillo. Perché la soffitta aveva vinto nella prima partita 7-6 contro il Val di Bure. Attenzione, calcio punizione a favore del Proietto nel tiro. Passaggio per Petrani, lentissimo, palla rimane lì, ancora Petrani cerca il dribbling sul portiere, il portiere esce, fallo laterale. Petrani per Giacomo, bello il dribbling. Palla rimane lì, fallo laterale. Dentro per il capitano, che comunque riesce a tenere la palla in campo. Fallo fiscato a favore della soffitta. Raffanelli all'indietro per il 4. Bellissimo il 4, colpa al tacco al volo, bellissima. Il gesto atletico. Se riusciva questo qui io andavo via. Devo prendere parola. Rimessa del portiere, lunga per Proietto, la palla torna di nuovo al 9 che si destreggia benissimo, il 4 perde il rimpallo. Vecchio Raffanelli, Proietto, fallo. Non è fallo, è ferma il gioco perché per l'incomunità dei giocatori. Metterà in campo una scodellata. Proietto ne esce offeso. Intanto non si sa che minuto siamo, ma un buon minuto. Fair play in campo. Gli applausi sono scroscianti dal pubblico. Un gruppo numeroso di tifosi nella curva sud. Non penso sia proprio del Masiano, però sono a Masiano, quindi si devono adeguare. Attenzione, balla per Pecchio, ma contrastato benissimo da Occupati, che libera e spazza l'area. E qui si rischia. Proietto, sì. Massi laterale errata, comunque era un fallo. Fallo laterale per il 4. Apertura totale del gioco. La
appoggia per il 14, allunga per il 9, scambia corto con il 4, invece no, allunga per il 14, tacco di tacco, ma Pecchio interviene, ma regala la rimessa laterale. Oddio, palla per il 9 che cerca la spezzata ma non ci riesce. Inquadriamo la curva del Masiano. Pecchio cercherà il lancio lungo, no, lascia sfilare il fallo laterale. Pecchio per, non lo so che è il 10, bellissimo il passaggio per Pecchio, apre troppo veloce e potente per Pietrani che non ci potrà mai arrivare, neanche con un razzo. Si che fa laterale per la soffitta, bellissimo, l'appoggio in ginocchio. Gli aveva chiesto di sposarlo. Rimessa lunga, Pecchio, la spizzata bella per il proiettile che sbaglia lo stop. Passaggio all'indietro per il portiere che non può prendere di mano, spazza veloce, il 9 si scatta per Afanelli, ma il portiere esce prima del giocatore. Ha allungato la mano il 9, in segno di sfida. Il 4, bellissimo il controllo. Gran giocatore il 4, ancora mette giù, apertura all'indietro per il 10, no, il 10. Lungo per il 9, stop, Raffanelli lo no, bestemmione e sbagliato il passaggio. Di proietto, senza fallo fischiato. Più arbitro, il che, continua... Pecchio che aveva inseguito l'avversario urlando con una carica immensa, ma era l'unico a rincorrere l'avversario, forse è per quello che c'era la rabbia. È un leone. Leone. 9, bellissimo, la mette giù e per l'ennesima volta il tacco illuminante per il 22. Pietrani conquista un fallo laterale. Buona partita però di Pietrani, che sbaglia infatti il fallo laterale, giusto gufarle. Fallo laterale, ah no, il 9 fa da boa e sbaglia il passaggio ma arriva al 10, bellissimo il tiro! Che gol, 4-0, un gol bellissimo, una staffilata, il portiere trafitto non poteva farci ben niente. A tutti quelli appena connessi donate obbligatoriamente 2 euro per queste lezioni di calcio. Il 14 ha insaccato con un bolide, il portiere non ci poteva veramente fare niente, è passato in mezzo alle gambe degli avversari. Proietto in pressing, ci arriva noi, aiuto, si è sentito? Pecchio per Proietto che non arriva al pallone, ancora Pecchio. Ha fatto finta di prendere la palla. Mettiamola così. Ricordiamo il minuto, il risultato 4-0 per la soffitta sul GS Masiano Trans. Non è mai riuscito il GS Masiano a inserire la soffitta, da sottolineare comunque la bravura di questa squadra negli scambi. Sono veramente velocissimi i ragazzi in maglia blu. Conti. Con questo è il fallo laterale. Proietto. Io come sempre mi astengo da ogni decisione. Ora Don Marotta. Pecchio! Oh, si può girare? No, sbaglia il passaggio e poi se la butta fuori. Conti spotte Pecchio. È giusto. Appoggio. Occupati. Aprire bellissimo il campo e Conti non ci arriva. Sarebbe sul secondo palo il 22, potrebbe passargliela, invece no, cerca l'azione personale, sbaglia e lascia il contropiede con Conti. Velocissimo Conti, sbaglia il passaggio. Occupati in mezzo a due, bellissimo il passaggio, giocano benissimo ragazzi. 10, numero sulla fascia, ma perde il pallone, ancora il 7, prova a tentare il tiro, non è facile da dire però. Portiere comunque in due tempi, 3, 4, 5, 6, libera l'aria. Forse 7, ecco il 7. Proietto in flessione difensiva.
Ancora la palla giunge al portiere che lancerà proietto, sono in due. Il 10 mette la palla giù per proietto che viene anticipato, fallo laterale. GS Mezzano avanti. 4-0 per la soffitta. Contro. Contro cosa? Soffitta contro. GS Masiano Trans. Con il garba trans, ragazzi. Allora, il 7 sbaglia lo stop o passaggio che sia. 14 all'indietro per il portiere. Aprirà per ancora sulla fascia per il 10. Corto per il 14, bellissimo l'1-2 con il 10 che apre totalmente il gioco per il 22, ma sbaglia di poco il Bella idea. passaggio. Bellissima l'idea. Proietto per il 10 che perde il contrasto. Leporatti vince un bel rimpallo, no, invece lo perde, però comunque ha fermato di fatto l'offensivo della soffitta. 22 indietro per occupati. Testa alta sempre, un giocatore fenomeno. Bella il passaggio per il 7 che vede la per... Ah, ecco il 7, scusate. Eccolo il 7, io l'avevo chiamato il 7. Non è messa bene in campo la formazione dei trans. 14. Ancora Leporatti, lotta come un leone. Questo va detto. Capitano Leporatti. I ragazzi del Masiano si sentono smarriti senza il loro coach. Il 22 sulla fascia. All'indietro, preoccupati. Ancora per il 22, ancora occupati. Palla lunga. Fallo laterale. Batte straniero. Cambio col cazzo. Attenzione. Ancora fallo laterale. In una posizione molto pericolosa. Da sottolineare il puzzo di pecora in questo gabbiotto, non ci si sta. Vabbè. A titolo informativo. 22 sbaglia. Voleva stoppare, ma la sua prima intenzione al tiro era rimasta in mezzo alle due. Time out GS Masano chiamato da Raffanelli. Si sa, Raffanelli è un tattico. Time out, come volevamo dire. Time out per il GS Masiano. Vediamo un po' le istruzioni. Per ora la partita è ancora apertissima, può succedere di tutto. Presto cercheremo anche di intervistare qualcuno di importante. Bisognerebbe intervistare uno dei tifosi, i giovanissimi. Lo straniero, acquistone del GS Masiano. Confermiamo 4-0. I conti in maniera differenziale al proietto 3, ma che 4 sono 3. Ultime parole. Intanto l'arbitro ci assorda tutti. Rientrano in campo le due compagini. La soffitta per ora non sta sbagliando niente. Bellissimi passaggi, si intendono bene in campo. Si vede che è una squadra rodata. A differenza dei trans. Lei cosa ne pensa, signor Briga? Ma si vede la differenza in campo dal punto di vista del gioco, soprattutto molti scambi di prima da parte della soffitta, pochi a dire la verità di scambi nella squadra del Masiano, ma è concepibile una squadra nata da poco. E qui infatti bellissima l'intenzione di Bruni, dovrebbe essere angolo, la deviazione era nettissima, invece non è d'accordo l'arbitro, ma comunque bellissima la girata di Bruni.
tanto qui giungono parata del portiere su un tiro del 22. Proietto mette giù di petto, bellissimo, si cerca di steggiare in mezzo a due, gli danno un po' di spazio, potrebbe appoggiarsi a Conti, lungo per Leporatti, ma il 7 ne esce di grande eleganza, occupati, alza un campanile per il 7 che apre per il 22, troppo lungo il passaggio. Scusate, ma notizianze in arrivo. Oioi, attenzione, il Conti mangia le caviglie al 22, ma le mangia troppo. Infatti fallo fischiato a favore della soffitta. 7, no, qui la palla. Giusto 5 secondi, 5 centimetri indietro, deve spostare la palla. Parte ora Yuri Baccelli, il secondo triconista della seconda partita. Lui magari avrà più carica di me. Qui la partita è molto noiosa. 22 per il 7. Aspetta, il 7 ancora, bellissima l'azione personale. Passo sinistro, può avanti sul destro, Bruni. Fallo laterale. La partita successiva sarà tra Valdibiure e Liverpool. Liverpool. Se è Liverpool, ci posso fare ben poco. Stefano Bruni. Liverpool. Ragazzi, c'è una... Non ci si fida del telecronista. Attenzione. Attenzione Leporatti, potrebbe tentare il tiro ma cerca il dribbling. Ah, io scusate, ho sbagliato. 3-4 tettolo rosso. Io fino allora ho letto... Come è andato prima? Ma dici domani? Che dici lunedì? Cappellata di? Chi è la cappellata? Il portiere, la passa corta per Napolitano che sfortunatamente non riesce a controllare la palla e l'attaccante della soffitta ne approfitta subito e trafigge il portiere del Masiano. 5-0. Ah, ho capito, scusate, io ho capito ora. Stasera gioca il gruppo A, il 3-4-3 toro rosso, due formazioni potentissime. Alle 22. Credevo fosse lo stesso girone la sera, invece niente di che, ho sbagliato, scusate. Finisce il parziale, primo tempo, 5-0 per la soffitta. Prime impressioni a caldo da parte di uno dei giocatori che ha giocato anche in una formazione simile nel Masiano, come il Briga, un commento suo. Un commento? Allora, c'è stata ben poca partita, secondo il mio avviso. Intanto possiamo vedere i palleggi dell'arbitro. Questo... No ragazzi, questo è un fenomeno. Che? La, te, 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 te. La foca. La foca. Si potrà rivedere stasera. Si potrà mettere su YouTube questo video. Ma io farei solo un highlight solo per questo. Giocato 20 anni. Troppo grasso e vecchio, dice l'arbitro. 20 anni a calcio. Sassata alta che l'hai. Io non so più come commentare sta partita. Oh, ecco, un commento a caldo del presidente. Ma c'è un gremito pubblico qua a Masiano. Cerchiamo un'intervista con il nostro fidatissimo presidente. Venghi. Quindi già è qui. Aspetta. Ah, sì. Allora, ha visto un po' di questa partita dagli spalti, in diretta. In diretta, sì, pochissimo, però l'ho vista. E secondo me questa squadra patisce un attimo l'assenza dell'allenatore, del Domenichini, sicuramente è quello che manca. E poi sì, ho visto Proietto, un grande Proietto, mi è piaciuto molto. Sì. Ora aspettiamo, prossimamente sarà migliore, non può che migliorare. Pensa che il Masiano possa recuperare? Sicuramente, anzi ne sono certo. Lei punta molto, comunque mi sembra questa squadra è molto legato, sì, psicologicamente.
emozionalmente punto molto punto tutto su questa squadra e sul secondo tempo. Ho anche scommesso. Bene. Torniamo alla partita. Giriamo di qua. I minuti non si sanno. A lei il micro. Aspetta. Strano. Guarda. O questa cifra qui meno 24 o quest'altra meno, insomma, come vedevano meno? Meno quella cifra che è lì, il numero che preferisco questa meno 20. Sì, vabbè. Senta a te. Parte qui il secondo tempo tra Soffitta e GS Masiano Trans. Risultato parziale di 5-0. Attenzione, subito la palla del 7. Potrebbe tentare il pallonetto. Lo fa, ma è lungo. È lungo. Scandaloso anche se prende un commento da Occupati. Si sa, lui il piede ce l'ha più vellutato di tutti. Oioi, fallo da parte di Proietto. Batterà il 6 per Occupati. No, per il 4 per Occupati. Attenzione, anticipato. C'è il tiro di Proietto deviato. Palla in corner. Batte Bruni. Non c'è tanto l'animo del gesto marginale, è proprio a terra. Bruni per Proietto, prova il tacco volante. Attenzione, il 7 per anticipare Raffanelli. Il liscio clamoroso di Raffanelli. Palla per il 4 che prova a tentare il tiro e lo fa. E il 6-0. 6-0. Una sciccata del Raffanelli. Mi ha ricordato un certo Briga Luca lunedì scorso. Te che ne dici? Più di una volta ti autociti in questo in quest'azione. E... sì, esattamente quando. Ma è successo non una volta in tre minuti. Beh, il fatto che continui a recitarla vuol dire comunque sarà successo anche solo una volta, ma è comunque di una grave importanza. Soprattutto perché mi ha ferito l'orgoglio. Però... Attenzione, il 7. Il 7 potrebbe tentare il tiro col sinistro. Lo fa! Di pochissimo fuori dall'incrocio. Ma non c'è in campo il GS Masiano. Ma dov'è? Infatti Proietto allarga le gambe. Sì, allarga le braccia. Si gira e tenta un tiro fuori. Brutto, anche questo perso. Quarto pallone perso. Diciamo quinto perché il riscaldamento Masiano ha contribuito a perderne un altro. Si sa, è così. Bruni. Siamo in due sul pallone. Ancora Bruni. Palla per Proietto. Bellissimo il sombrero. Tenta il tiro anche lui. Bellissima l'idea. Buona il gesto acrobatico. Anche io più guardo l'arbitro, più mi ci vedo un giocatore mancato. Però vabbè, 22. Si libera il tiro di destro, ma gli lasciano troppo spazio per il tiro davanti all'area. Ricordiamo che se dovesse arrivare così a fine partita, la Soffitta totalizzerebbe ben 6 punti e si porterebbe prima nel suo girone. A punteggio pieno addirittura. Che ne dici? Io dio di sì. Bravo. Buon supporto. Attenzione, sbaglia Bruni. Attenzione, Massimo. Siamo sempre 2 contro 1 su ogni pallone. Il 6. Ancora molto di più la Soffitta. Il 6. Fallo. Abbiamo qui in cabina di regia Pecchio, che sicuramente ci lascia una parola. Che si è mangiato prima di venire. Dice Pecchio, grande giocatore, ha militato nel Real Madrid, dice, però del calcetto, de Pulcini. Militato fuori dal campo. Attenzione, punizione per la Soffitta, batterà Occupati. Piede caldo Occupati. Guarda il pubblico, dedica a loro il tiro. Si prenderà in corsa il tiro. Ah, di pochissimo fuori. Cari a Pecchio. Che abbia sbagliato per amore della sua ex squadra? Se fosse così sarebbe da radiare dal calcio questo giocatore, però si spera di no, dai, un giocatore serio. Raffanelli in sul class. Raffanelli potrebbe passaggio per Proietto. Si gira ancora per Raffanelli, potrebbe tentare inciampa sul pallone. Si era emozionato, visto la palla la troppo lì. Vaffanculo.
visto la porta troppo vicina e si è emozionato. Fa laterare ancora Raffanelli. In caria per Bruni, si gira di testa, calcio d'angolo. Prova a incornare. Calcio d'angolo. Il difensore ha fatto oscillare. Vediamo qui un desolato Aurel Petrani. Scuote la testa e anche le mani. Proietto per le Poratti, che invece di tirare verso la porta si allontana. Bella la ripartenza, ma Napolitano con un leone lotta. Ancora occupati, che tenta dalla tre quarti. Sfiora il palo. Parte una traversa, però. Cala il silenzio. La maledetta. Quella è la maledetta. Oio. Mamma mia, aveva fatto un passaggio rischiosissimo. Bruno ancora, non c'è un contrasto. Un altro. 6. 6 per il 4. Scivola al 6. Allora, 22, bellissima l'apertura per il... Bellissimo. Mamma mia, come ha fatto a sbagliare il gol la soffietto, ma l'azione era veramente fantastica. Palla in verticale per l'attaccante, che la spizza di piede, la apre con un tocco pregiato di prima. Arriva al 7, che stoppa la palla, guarda sul secondo palo, e non era un tiro, era una via di mezzo tra un passaggio e un tiro. 22, ben appostato, cicca la palla. Bellissima l'azione. Ancora il 22 per il 6. Tutto gioca benissimo il capitano. Ancora il 6, nessuno lo ferma. Il 6, piccione, piccione pieno. Proietto tu per tu col portiere dopo una carambola, rischia di fare il gol della bandiera. Bruni sul secondo palo per Napolitano, cicca il pallone difensore e calcio d'angolo. Sì, 5-0, sì. Le Poratti tenta il tiro, bellissima la palla del portiere, ancora Bruni mette in mezzo il... Raffanelli anticipa l'attaccante. Il presidente si rende utile. 6-22 per il 9, che si prova a girare. Bella la palla per il 7, che tanto il tiro sul primo palo del gol. 7-0. Sì, 5-6-0. Sassata imprendibile sotto la traversa. 7-0. Soffitta 7. GS Masiano Trans 0. Bellissima anche questa azione. La soffitta sta insegnando. Bellissima la girata di Proietto, ma il portiere ha altri programmi per lui. Bellissimo. Proietto non de morte, vuole il gol. Proietto con una rabbia a battere il calcio d'angolo. Dietro per Raffanelli, che cicca il pallone. Sono 3 contro 2, 2 contro 1, 3 contro 1. Le Poratti con che cattiveria sventa la minaccia. Che gran leone. Occupati, attenzione, potrebbe tentare il tiro, lo fa il portiere con i piedi. Ora si sta ravvivando la partita, ormai non c'è più niente da dire, solo azioni, go, basta. Fallo, attenzione, il 6, potrebbe tentare il tiro, ancora attende, il 7, poi lo mette in mezzo, rampallato da Bruni, fallo laterale in proiezione offensiva. Ancora la soffitta dentro per il 9, si libera ma con una spinta e l'arbitro ravvede e fischia. Siamo al 8° minuto del secondo tempo, la partita è sul 7-0. Il 6. Il 6. Il 22 che ha il 9. Il 9 si potrebbe girare. Si appoggia per il 4. Il tiro di un... Sfiora il palo. Fa la barba al palo. Incredibile. Ennesima azione ben costruita della soffitta. Comunque i giocatori della soffitta hanno troppo tempo per ragionare e impostare il loro gioco davanti all'area. Qui errore del difensore, uno dei pochi. Proietto, stop di petto, in surclass ancora per... Bellissimo il tiro di Pietrani, ma il portiere si
si conferma un ottimo portiere. Fallo. La fortuna non aiuta il Masiano. È giusto. Perché la fortuna aiuta gli audaci e la Sofì. È giusto. Intanto qui vediamo Yuri Baccelli è arrivato in pompa magna. Attenzione. Napolitano all'altezza del centrocampo. Napolitano. Il tiro piazzato. Portiere immobile, ma la palla sfilata. Portiere, rinvio per Pietrani che spizza la palla in modo errato. Quanta umiltà per il nostro secondo commentatore che rimane addirittura negli spalti insieme ai tifosi proprio per vivere le emozioni e per riportarci magari commenti anche negativi. Il 9 scivola, infatti non viene redarguita nessuna infrazione. Napolitano andrà a lungo per Proietto, la butta giù con tranquillità. Stavo scherzando, sbaglio lo sto. E sai, non ci potevi fare anche qui l'abbiamo vista male, mio uomo. Di Buzzo, attenzione, il 6 per l'8, no, per il 22, il 4, oh, non sbaglio sempre, il 4 l'impallo non è favorevole al Masiano che fa il laterale appunto per la soffitta, il 9 per il 4 tenta il tiro di destra, calcio d'angolo. Il 23, cic, palla arriva dall'8, Buzzomen, attenzione Napolitano, in velocità Napolitano, sono 3 contro 1, potrebbe passare la palla, ancora Napolitano, tenta il tiro, gol di Napolitano, piazza la bandiera. Bella l'azione personale di Napolitano che prima prende palla nella sua area, poi con un cost to cost manda al bar un difensore e poi si libera al tiro incrociato, trafigge il portiere. 7-1. Al 12° minuto e 20 secondi, a proprio precisa metà del primo tempo, il risultato è sul 7-1. Occupati, camminando addirittura per il 4, ancora occupati, sbaglia però Pecchio, arrivano un 2, il portiere però, buon portiere, in uscita sicuro, il 6, potrebbe tentare il tiro all'indietro, ma c'è Pietrani, lungo per Napolitano che cerca di saltare il pallone ma non gli riesce, peccato. Era buona l'azione. Occupati per il 4 che si accentra per il tiro, la passa indietro per il 6, andrà sul lungo per il 9, no, per il 4 ancora dietro per gli occupati, in verticale per il 9, di tacco Malliporatti interviene ma gli ruba la palla al 4, il 4 è onnipresente, ancora Pietrani e scivola, si smaiala sul fallo laterale, rischia di rompersi tutto. Il campo non è morbido. 4 occupate lì indietro per il 6, palla corta, ci inciampa sopra ma è fortunato, gli viene fuori un... No, sbaglia il passaggio, occupati anche il portiere a gallina e per poco sbaglia, ma le Poratti in sacca, 7-2. Si è svegliato troppo tardi forse il Masiano Live. Masiano... Vuoi dire l'altra parola, Masiano? Trans. Troppo tardi sono svegliati i ragazzi domenichini. 7-2. Occupati per l'8. Quanto mangio l'8, ragazzi? Il 10 per Pecchio. Occupati, si libera di Pecchio. Invece no, ancora Pietrani, prova a tentare il tiro. È debole, timido, introverso Pietrani. Poteva tentare il 7-3. Il 9 per il 4. Ancora il 4, il contrastato Napolitano che è veramente in un momento positivo. 4 per il 9, parata anche un po' fortunata. Napolitano si destreggia bene col pallone e poi rinvia. Fuori, fallo laterale. Il 6 lascia l'incombenza al 4. Palla per il 9 che si potrebbe tentare il tiro, invece mezza 3, 4. Arriva occupati,
Vecchio, sei il nome a tombola. Questa è la fortuna di sapere già a calcio, vedi, anticipare tutti. Ogni 10, 13, scusa. Il 4 per il 9, ancora per il 4, potrebbe stare dentro di sinistro per anticipare al portiere. Calcio d'angolo, corner kick. Bell'anticipo di Pecchio. Occhio, occhio! Attenzione, mamma mia, dormiente la difesa. Attenzione, no. Avril sbaglia l'aggancio, occupati. Casca ancora Pietrani, ancora Pietrani. Toppetto col portiere Pietrani. Pietrani mette in mezzo per Pecchio. Il portiere salva ancora il risultato. Che cosa sbagliate, Avril Pietrani. Ancora per Avril. Palla per Pecchio, ma no, sbaglia il tacco per Pecchio. Ancora Napolitano. Ancora Napolitano, ci pensa Napolitano. Avril, attenzione, arriva la palla a Pecchio che di mano cerca il controllo, ma è incredibile. A parte l'ha toccata l'arbitro. Palla per il 9. Il 9, attenzione, per la lentina di crociare, la palla va fuori di pochissimo. L'illusione del gol. Non è certamente una delle sue migliori partite, essendo un po' in bambola in questo momento. Ancora Pietrani di testa, la palla giunge comodamente fuori. Intanto siamo al 17° minuto più o meno, tarabaralla. Il risultato è sul 7-2 per la sofferta sul GS Masiano Trans. Da notare che dopo l'ottavo minuto del secondo tempo la soffitta ha smesso di giocare, ma Pecchio con l'esterno va vicino al 7-3, un gol, sarebbe stato un gol memorabile per lui. 9 la spizza per l'11, che con uno scavetto riesce a beffare il portiere, ma la palla fuori di poco. Un po' dubbio questo intervento del portiere, che entra duro sull'attaccante della soffitta. Magari l'arbitro non ha fischiato per non inferire sul GS Masiano. Vediamo che la soffitta cerca di risparmiare energie per la prossima partita. Il portiere che sarà contro il Liverpool. Puntone di Pecchio. Ora lo rivediamo. Liverpool che, se non sbaglio, ha già 3 punti. No. Sì. Ha già 3 punti, avendo battuto appunto con il GS Masiano, una partita un po' controversa, visto che il primo tempo era in favore del GS Masiano. Ancora di Raffanelli, l'11 chiude troppo il tiro, la palla giunge anche in fallo laterale, le comiche. Questa era da mai dire gol. Attenzione, Aurel potrebbe arrivare prima sul pallone, no, invece sì, no, il 9 la gira con una maestria incredibile, palla per l'11. 9, ah, bella la bello lo scavetto per l'8. Ancora lungo, un po' troppo lungo per Aurel. Il 4 addomestica benissimo la palla. Conti esce, no? Non esce. Fallo di Aurel, nervoso oggi. È inconcludente. Questo può aumentare soltanto il suo nervosismo. Palla per il 9, la mette giù. Oioi, pedata assurda del 9. Pedata incredibile. Una legnata mostruosa, la viglia. L'abito non ha visto niente, ma noi l'abbiamo addirittura sentito. Palla in possesso del GS Masiano Trans. Tanto là fuori c'è un comizio. Intravedo già il portiere della prossima squadra. Il 9 rinvia la palla all'avversario e prende in pieno volto Raffanelli per svegliarlo un po' dal coma. 19° minuto intanto. Eh sì. 19° minuto, portiere rilancia per il 9, troppo alta la palla, irraggiungibile per lui. Il portiere rinvia per Pietrani, ancora per il 10, eppure non è male come giocatore. Ancora l'11,
sull'apertura per il 9 che bellissimo, bellissimo il gol del 9, una sensibilità di tocco disarmante. Ha tirato una bomba l'11 e lui è riuscito a stoppare e con lo stop per raggiungere una certa altezza per consentire un pallonetto beffardo. Bellissimo il dialogo tra i due attaccanti del maglia blu. L'11, non sono sicuro se l'11 volesse tirare o passarla, perché il passaggio era troppo forte. Aura si gira, fuori. 8-2 risultato, quando siamo giunti al 19esimo e qualche secondo, diciamo 20esimo secondo. Conti per nessuno, con l'8 Buzman 4 10, bella per Proietto, ancora Conti, cercano 1-2 con Conti, per poco passa la palla, l'8 per l'11, cerca l'interno, bella l'apertura, ancora per il 9, per presentare il colpo di tacco, se finiamo a fare la rovesciata di Deo. Il 6 per il 4, che prova il tiro al volo, era meglio se non lo provava. Vabbè, giù, su questo risultato poteva tentarlo. 8-2. Il 10 cerca il lancio lungo, troppo corto invece. 11, ancora l'11, ci mette la buona intenzione, ancora per il 9, lascia sfilare per l'8 e Buzzomen la mette. L'8 la infila, il 9-2 sotto l'incrocio. Bellissima l'azione, bellissimo il velo del 9. Il 9 e il 4 sono veramente fortissimi. Bel piattone dell'8, imparabile. Appoggiato R1, si sa, R1 dalla piazzola, non sbaglia mai. Dalla mattonella. Giusto, 10. Ancora l'8, Conti potrebbe tentare il tiro, il Conti ce l'ha nelle sue corde, no, invece no. Per il Proietto, sbaglia il controllo, il passaggio non era dei migliori. Poi il campo, si sa, non aiuta certo i giocatori. Il 6, per il 4... contrastato da Conti, apre per l'11, a campo davanti al 2, potrebbe riaprire. 9, bello l'appoggio, ancora per il 6, ancora per il 9, arriva l'8 ancora, porta vuota e appoggia il 10-2. Doppia cifra per la soffitta. Simpatica gag che Pecchio ha cercato di poter giocare 7 contro 6 in quanto i ragazzi non stanno correndo e la palla va, scheggia il palo, il tiro non è certo fortunato oggi i Proietti, tecnici. No, e sicuramente non lo stanno aiutando nel comparto offensivo del Masiano, sta facendo tutto da solo. 10-2, ricordiamo il risultato quando siamo giunti al 22esimo. Mancano 3 minuti, senza si spera neanche il recupero, perché ne abbiamo già abbastanza. Conti sbaglia e Bruni non ci può arrivare. E palla rimessa dell'11 per l'8, che riappoggia all'11, all'indietro per il 4. Petani lotta ancora, comunque apre per l'8, continua l'apertura per il 6. Tiro a incrociare, chiusura di Raffanelli, ma come gioca la soffitta, quanto gioca bene? Bene, e corrono, sinceramente gran bei passaggi filtranti che vengono premiati. Ancora il 6 per l'8, è tutto solo, può tirare, arriva il 9, sembrava quasi di non giocare, attenzione, il 9 a un centimetro dalla porta la spara, attenzione Proietto, si può girare, ancora Proietto, all'indietro, Proietto prova il tiro, no. Passaggio per Conti sul col sinistro, il piazzato, troppo lento, troppo molle. Il 4 ancora. Ce l'ha lì l'8, infatti viene servito, è solo l'8, palla per il 9, indietreggia il 9, prende la mira. Raffanelli si immola. Allora Proietto, attenzione, 3 contro 2. Ma il 6 contrasta Proietto e allarga per il 3, ancora per il 6. Motorino instancabile, il 6 ancora, vince un rimpallo, fortunato, e la palla poi finisce di un millimetro fuori. Grazie al Masiano. Grazie per così dire, perché il risultato è già acquisito, 10-2.
Siamo al 24esimo minuto. Manca un minuto e poi la partita finirà. La Soffitta conduce per 10-2 contro il GS Masiano Trans. Ancora il 4. Indietro. L'11 apre per il 6 ma sbaglia la mira. Proietto. Proietto. Ancora cerca la situazione individuale. Prende una manata nel viso. Finisce qui. La Soffitta batte il GS Masiano Trans 10-2. La Soffitta manda in cantina il GS Masiano Trans. Un'ultima parola per il nostro tecnico Briga. Secondo te questo risultato rispecchia le qualità dei giocatori in campo? Sì, decisamente sì. Una Soffitta molto più fluida nel gioco. I ragazzi ce l'hanno messa tutta, ma oggi la squadra è molto superiore. E quindi si conclude qui questa prima partita tra GS Masiano e la Soffitta. Presto scenderanno in campo altre due squadre e noi saremo sempre qui a commentare. Stacco pubblicitario per noi intanto.